Ed eccoci qui in questa nuova puntata dedicata agli acquisti di agosto e in questa parte tutti i volumi saranno firmati Planet Manga come a grande sorpresa. E inizierei subito con il numero 4 di Banana Fish, un recupero che sto facendo. Ero veramente molto molto titubante visto il prezzo, visto l'inutilità magari dell'edizione enorme, eccetera, eccetera. Ci sono anche le cartoline all'interno, ma alla fine purtroppo ho ceduto e quindi adesso mi tocca recuperare anche in questa edizione Banana Fish al costo di 18 euro a volume. Mi fa male dirlo, ma alla fine è purtroppo è così. E niente, questo è il numero 4. Devo ancora iniziare a rileggere l'inizio di quest'opera e a leggere per la prima volta anche la conclusione. Banana Fish numero 5 e Banana Fish numero 6. E quindi in questi mesi sono riuscito alla fine a mettermi in pari, cosa della quale dubitavo fortemente visto il prezzo, però alla fine il mio amore per questa autrice ha avuto il sopravvento e quindi basta, ho ceduto. Andiamo avanti sempre con un altro volume, diciamo da libreria, vogliamo dire così, cioè il nuovo volume unico di Inyo Asano dal titolo Eroi. Ed è un volume abbastanza particolare perché, va bene, è formato abbastanza grande, più grande rispetto a Death the Demons, Death Destruction per capirci. Sarà, immagino, un 15x21. Vediamo se ci sono delle immagini a colori. Sì, cioè, mi spiego, tutto il volume è così. In bicromia direi che si dice, no? E faccio vedere qualche altra immagine. Eccolo qua. So che è un esperimento, diciamo, per Asano, con un genere che non ha mai affrontato prima, e però mi pare che non ci siano in realtà delle immagini completamente a colori, perché anche le iniziali mi sembrano in bicromia, anche se il contrasto mi forse mi sta ingannando. E niente, quindi non vedo l'ora di leggerlo, come vi ho già detto, gli ultimi due volumi sono stati bellissimi. Secondo me è decisamente meglio rispetto a tutti i precedenti. E cioè, sto parlando di Reiraku e delle short stories. Secondo me sono stati migliori e quindi rispetto a tutto ciò che Planet aveva pubblicato in precedenza. E questo, secondo me, è incredibile. Come possa un autore continuare a sorprenderti di continuo. Io lo adoro veramente e basta. Vediamo un po' come sarà Eroi. Sono molto molto curioso. Poi andiamo avanti e passiamo a Atelier of Witch Hat, il numero 6 di Kamome Shiroama. E in questo caso non ci sono veramente, no, non ci sono pagine a colori, però ci sono dei bellissimi disegni. Questa è un'opera che sta andando avanti, che sto continuando e che sta andando avanti grazie soprattutto a questi disegni che sono veramente meravigliosi, meravigliosi. Ma se siete dei lettori anche di fumetto occidentale, superioristico, potete andare a cercare anche le illustrazioni che ha fatto Kamome Shirama per il fumetto appunto occidentale e rimarrete secondo me estasiati e in questo manga fanno veramente la differenza un manga che è un seinen ma che come ho già detto nella puntata che ho dedicato a questa serie in realtà come temi sembra molto più che un classico shonen con un'accademia, una specie di scuola, magia, eccetera, eccetera. Però alla fine la differenza la fanno i disegni, bellissimi. E va bene, quindi sto continuando soprattutto per quel motivo lì. Poi, un thrillerone, The Killer Inside numero 2, al costo di 7 euro. Purtroppo ogni tanto mi dimentico di dirvi quanto costano. Atelier of Witch Hat costa 7 euro, mentre Asano con Eroi costa 12,90 euro, come anche le altre sue opere, mi pare di ricordare. The Killer Inside numero 2, vediamo. A me il secondo numero, il primo numero, bah, tanti pro e tanti contro. Leggendo in giro, opinioni sparse, anche la rivista di provenienza, l'autore, l'incipit, tutti i pro e contro che potevi immaginare si sono effettivamente confermati. Quindi è abbastanza adrenalinico, ti prende durante la lettura, poi però
molte scelte, molte scelte, come la logicità che porta avanti il racconto non mi hanno convinto, ma soprattutto anche l'esagerazione di tante cose che ci vengono mostrate, il fanservice, insomma, tante cose abbastanza difficili da digerire per me. Però alla fine ha continuato la voglia di proseguire, di andare avanti con questa serie. In più, ho veramente la sensazione che il protagonista si trovi già di fronte a una strada difficilmente percorribile e quindi ho veramente paura delle scelte che prenderà l'autore e lo sceneggiatore andando avanti con questa serie. Però vediamo e devo dire che comunque i disegni sono belli, mi sono piaciuti comunque. Mi sono piaciuti, escludendo ovviamente tutto il discorso fanservice e bla bla bla, escludendo il fatto che magari il character design, tipo, vedete, questi volti così non mi dicono poi molto, però alla fine fanno la loro atmosfera, fanno il loro sporco lavoro, devo dire. Non male, non male. Va bene, andrò comunque avanti, almeno per un po', poi vedremo. Passiamo invece a quello che secondo me è già un capolavoro, poi ovviamente in questi casi il finale comunque è abbastanza importante, anche la durata di questo manga, e stiamo parlando di Tracce di sangue numero 7 di Shuzo Shimi. Mi sta piacendo in modo, diciamo, fuori scala, è una delle prime cose che leggo ogni volta che ne entro in possesso, anche perché Shuzo Shimi è veramente leggibilissimo, non vi mostro niente perché è sempre spoiler, qualsiasi cosa io vi possa far vedere, vi faccio vedere magari in retro. Bellissimo. Continua ad essere bellissima questa serie. Shuzo Shimi, anche in questo caso, è un altro di quegli autori che già avevano posto l'asticella in alto e la stanno alzando ancora di più. Vediamo un po', vediamo come proseguirà Tracce di sangue, quando finirà. Ovviamente io leggerò questa serie all'infinito, però Oshimi non ci ha mai abituato a delle serie infinite e quindi vedremo un po'. E fra l'altro di Oshimi sono andato a recuperare anche alcune delle opere edite da Planet Manga ultimamente, le opere dei suoi esordi. Mi sono rifiutato di comprare Devil Ecstasy perché veramente non fa per me, già lo so. Avevo già molti dubbi su tutto il resto, mi sono lasciato convincere, non so, forse ho fatto una stupidaggine, comunque. Ho recuperato, iniziamo con Yutai Nova, il numero 1, sempre di Shuzo Shimi ovviamente. Il numero 2, bellissime queste copertine che mi pare però lui abbia disegnato, magari nel verso giusto, mi pare lui abbia però disegnato postume, non so, dico, postume sembra che lui sia morto, cioè dopo la fine della pubblicazione di quest'opera, della serializzazione di quest'opera. Sono molto curioso. Secondo me è quello che più mi attrae fra le nuove opere che ha pubblicato la Planet. Nonostante sia interrotta, nonostante tutto, leggendo l'incipit, voglio provare a vedere dove voleva almeno andare a parare, come voleva imbastire questa trama. Poi ho recuperato Avantgarde Yumeko, sempre di Shuzo Shimi, sono tutti a 7 euro questi volumi, anche Tracce di sangue numero 7. Questo è invece un volume unico, non lo so, anche in questo caso ho molti dubbi, ma mi sono lasciato convincere. È un volume, fra l'altro, più spesso rispetto agli altri. E poi l'altro volume unico, cioè Sweet Poolside, sempre di Shuzo Shimi, sempre a costo di 7 euro. Vi mostro qualcos'altro, si vede tantissimo il fatto che è un autore agli esordi rispetto all'inizio, lo si capisce sia dal disegno, ma sia da semplicemente come dividere le pagine, no? Vedete quante vignette ci sono, quando invece ultimamente ci ha abituato a dividere le pagine fra una vignetta o due. Quindi è totalmente diversa la situazione e penso che non possa minimamente avvicinarsi agli standard che abbiamo adesso suoi, insomma, quindi sarà molto difficile magari uscirne con un giudizio molto positivo. Questa è la mia impressione. Andiamo avanti con Slam Dunk numero 9 di Inoue. E
E niente, sto recuperando ancora questa serie perché merita, secondo me, di essere in libreria, secondo me merita tutta l'attenzione di questo mondo, l'attenzione che sta avendo di nuovo adesso, ed è una serie meravigliosa alla quale ho già dedicato una puntata del podcast, ed è incredibile. Fra l'altro, devo recuperare ancora gli ultimi volumi di Real. L'altra sua opera dedicata al basket, però per persone in carrozzina con handicap, e da secoli sono rimasto indietro perché avendo una pubblicazione così avevo un po' persa di vista, mettiamola così, come serie. Adesso il fatto che stia uscendo Slam Dunk ha un po' risvegliato la mia voglia di proseguire anche con Real perché era veramente uno stillicidio. Bene, poi un'altra opera bellissima che mi sta piacendo tantissimo è Beastars numero 15 di Paru Itagaki. Anche quest'opera si sta avvicinando alla sua conclusione. Vi faccio vedere qualcosa, ho abbastanza paura, ho visto cose interessanti. Non vi faccio vedere niente, ok? Bellissima opera, ho dedicato due puntate a questa serie, una sull'incipit e una su, diciamo, un giudizio dopo 12 volumi letti. E poi, insomma, penso che dedicherò un'altra puntata a conclusione della pubblicazione da parte di Planet Manga di questa serie, che è stato, secondo me, un colpaccio incredibile, al costo di 7 euro, anche Slam Dunk al costo di 7 euro, quindi per ora tutto al costo di 7 euro ormai. Planet si è abbastanza uniformata, anche se qua abbiamo già un'eccezione, cioè Ikari Man numero 5, e siamo passati di Hideo Yamamoto, autore che io ho adorato in Homunculus, un po' meno in Ichi the Killer, ma comunque ultra positivo, e che qua, come ho già avuto modo di dire, non mi sta tanto convincendo, ma siamo già alla seconda metà perché dovrebbe concludersi con il numero 8, e quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora di leggere un finale e vedere se riuscite a dare un senso a tutto quanto. Questa volta vorrei mostrarvi qualcosa, ma sì, dai, un po' di azione. Un po' di azione con questo nuovo stile che è totalmente diverso rispetto a quello di una volta. E che, secondo me, peggiore. È un disegno peggiore rispetto a quello di prima. Ed è un vero peccato perché adoravo quest'autore, lo adoravo. Beh, comunque vediamo, magari si risolleva con le ultime, con gli ultimi tre volumi, ma soprattutto già il numero 4, l'ultimo che ho letto, comunque aveva un qualche risvolto in più, era più interessante rispetto ai primi tre, quindi secondo me sta andando migliorando. Altro mammozzone. Per la sua grandezza, per il suo spessore e per il prezzo, 14,90 € per l'immortale numero 8, la Complete Edition di Rocky Samura. E wow, qua, anche qua il disegno siamo su livelli molto molto alti. Samura è veramente un maestro. Faccio vedere anche il retro, bellissimo. E adesso devo leggere. Adesso ho tre volumi accumulati e quindi penso proprio che sia giunto il momento. Probabilmente l'avrò detto anche allo scorso video acquisti, vediamo se giungerà questo momento. E qua arriviamo con due speciali, non so come dire, due pubblicazioni fuori scala per la loro grandezza e non so cosa fosse preso, però agli editori, però comunque stiamo parlando di Yuwa Tase Sakuragari, l'ho detto bene. Direi di sì, spero di sì, è enorme, è enorme, è gigantesco, penso che abbia le stesse dimensioni della Colossal Edition dell'Attacco dei Giganti, per chi magari è più esperto di shonen manga, è gigantesco, è un omnibus praticamente, ha più di 1.000 pagine, e racchiude tutti i volumi che sono stati pubblicati appunto di questa serie, a costo di 25 euro. Il prezzo è praticamente quasi in linea con quello dei volumi sfusi, è per questo che alla fine ho deciso di recuperarlo così. Era una serie che volevo comprare da tantissimo tempo, alcuni ne parlano benissimo, altri ne parlano male. Boh, in questi casi, come dico sempre, bisogna provare. Provare, provare e vedere. Io ero abbastanza indeciso, ma alla fine mi sono buttato. Il disegno è abbastanza classicheggiante, ovviamente paura visto quanto è grande che si rovini, che magari la costina non riesca a reggere
il peso di tutte queste pagine, magari qualche pagina più interessante di questa, vediamo un po', è veramente enorme, enorme. Non so se ci fosse veramente bisogno di farlo così grande, non so neanche dove metterlo, e ecco, già sento che un po' si piega, e lascia, diciamo, la crepa sul dorso, però comunque. Ci sono i pro e i contro per queste edizioni omnibus così grandi. Purtroppo non è cartonata e quindi subisce ovviamente alcuni problemi, insomma, sulla costina, che sono facilmente immaginabili, e lo sapevo già, ma diciamo starò molto 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 attento e vediamo un po'. Poi, ultimo manga, stessa edizione. Lo squalificato di Usamaru Furuya ha le stesse dimensioni di Sakuragari, però in questo caso un po' meno pagine, almeno questa è la mia impressione, mi pare che sia sì, decisamente più sottile, costo sempre di 25 euro, praticamente prezzo uniformato. Allora, questo è un autore che io amo e odio, ho dedicato una puntata alla lettura della musica di Marie. E quindi vi invito magari ad andarla ad ascoltare se avete voglia. Bellissimo, bellissimo. E quella è la parte dell'amore. Poi c'è la parte dell'odio. E non sono poche le serie che non mi sono piaciute di Osamaru Furuya. Conoscendo l'argomento, difficilmente potrà deludermi tanto questa serie. E purtroppo non avevo la precedente edizione, che ho rincorso per un po', poi però va bene, non era probabilmente fra le mie priorità, ma adesso ho tutta l'intenzione di recuperare questa serie, questo volume enorme, sempre a costo di 25 euro, sempre stessi pregi e stessi difetti per queste edizioni gigantesche che abbiamo già elencato prima, e boh, vediamo un po', e poi magari sarebbe anche bello riuscire a fare un confronto fra l'opera di Junji Ito e l'adattamento di Junji Ito e l'adattamento di Osamaru Furuya. Il mio problema è che non ho letto l'opera originale e quindi mi sento in difetto, non mi sento in grado di, almeno non mi sento all'altezza di poter fare, insomma, un confronto fra i due adattamenti, perché in realtà non conosco l'originale, quindi è un po' un peccato, insomma, non mi sento all'altezza. L'unico manga occidentale è un altro volume che io ho rincorso per tantissimo tempo. In realtà non questo, è la storia che ho rincorso per tanto tempo, perché mi avrebbe fatto piacere, insomma, recuperarlo nell'edizione della Playpress, ma non riuscivo a trovarla. E quindi alla fine mi sono dovuto arrendere, poi la Panini ha deciso di pubblicarlo in omnibus e anche quella volta il prezzo secondo me era troppo esoso, era fuori scala per una serie molto, molto corta in realtà, e quindi alla fine, per fortuna, la Panini ha fatto uscire un Marvel Hits, direi, un cartonato questo, al costo di 14 euro e stiamo parlando appunto di Thanos Quest. E questo sempre ovviamente di Stalin e Ron Lim, e questo è l'incipit, l'incipit di tutto quanto, il quanto dell'infinito e bla 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 bla. Fra l'altro, qui questi spillati sono appunto gli spillati del quanto dell'infinito, ma mi mancava, cavolo, Thanos Quest. Finalmente ho recuperato questa serie e sono veramente molto molto felice. Sono passati ormai 30 anni dalla pubblicazione di questa serie in America e quasi altrettanti della prima edizione italiana, e io finalmente ne entro in possesso, quindi sono felice. Anche in questo caso, attendere, avere pazienza, paga, perché alla fine questo Marvelizza a costo di 14 euro costa meno di tutte le altre edizioni, e quindi sono molto 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 felice. Fatemi sapere voi se avete qualche opinione in particolare sui volumi che ho comprato, se qualcuno di questi avete già letto, se avete fatto altri acquisti mirati molto interessanti che secondo voi potrebbero appunto interessarmi, piacermi, e scrivetemi nei commenti e ci sentiamo alla prossima puntata sempre sul canale di Fumetti Non Air.